places very unexpected, because you drive from Donnini, a little village, on a very uncomfortable road. You get through a wood, and then there is a wall. There's a wall covered with leaves, and somewhere in the wall a little door, and maybe on the door there's Beatrice waiting for you. Buongiorno, siamo ancora qui e questa è una buona cosa ad annunciarvi il premio Gregor von Rezzori. È anche una buona cosa di essere in questa stanza, ma dietro abbiamo l'ombra di questi lunghi mesi di pandemia e ancora non abbiamo la possibilità di fare le cose in maniera ufficiale, eccetera. Ma forse in qualche modo questo rende questo premio ancora più intimo e più vicino ai lettori e agli artisti, e quindi possiamo forse cominciare a parlare del premio. Ed è stato una grande gioia sceglierli, anche un grande difficoltà di dire qual era il più bravo, perché sono tutti scrittori straordinari. Titoli dei finalisti: Robert McFarlane, Underland, Nel nome del figlio Hammett, di Maggie O'Farrell, I Perengon, Colum McCain, Masa Mengiste, Il re ombra, e Luc Lange, La tentazione. Sono tutti cinque libri di grande livello, ed è stato un po' difficile parlare, dopo lunghe discussioni, decidere chi sarebbe stato il vincitore. Posso con gioia annunciarvi che il vincitore è una vincitrice ed è Masa Mengiste, Il re ombra, con Il re ombra. È una scrittrice americana nata in Etiopia che ha scelto di scavare nella storia della guerra etiope, e nel farlo ha disotterrato una miniera di fatti non ancora conosciuti, storie e persone straordinarie. Il re ombra è il suo secondo romanzo sullo stesso soggetto. Affronta la questione dell'identità intrecciata con questo tema. C'è la storia di due uomini e di due donne. Uno degli uomini è Kidane, e le due donne sono sua moglie Aster e Irat, la giovane orfana che Kidane ha accolto in casa sua. Il secondo uomo, il secondo personaggio, è Ettore, un ebreo di Venezia. È un fotografo le cui immagini della guerra immortalano la ferita sanguinosa della nazione. È, tra le altre cose, anche la storia di Minim, il cui nome significa nulla, come Ulisse, era nessuno, e che possiede una prodigiosa somiglianza con l'imperatore Haile Selassie. La straordinaria abilità di Masa Mengistu sta nell'intrecciare queste storie e queste immagini, costruendo un palinsesto narrativo che non pretende mai di raccontare una versione completa e definitiva della storia. La verità sta nella complessità indicibile che si può compiere solo nei suoi frammenti, raccogliendo brani e rivelazioni appena accennati e nella voce di un coro che commenta i fatti come in una tragedia greca. La storia ufficiale dice che la guerra fu combattuta dagli uomini. L'autore invece ci svela che le donne in battaglia svolsero un ruolo altrettanto importante. E questo soltanto una delle rivelazioni del Re Ombra, una saga complessa, avvincente e commovente. No, vorrei aggiungere una nota personale. Io, qualche anno fa a New York, leggendo il New York Times,
Ho visto una critica di un libro con un nome a me familiare il suono, un suono etiope, ed era un romanzo scritto da una giovane scrittrice ai suoi debutti, e il soggetto era di nuovo l'Etiopia. Mi sono informata, insomma, presso l'editore, l'ho trovata, l'ho invitata, lei è venuta a casa mia, abbiamo fatto una specie di amicizia. Le ho raccontato io perché da bambina avevo vissuto in Etiopia con mio padre e lei era piena di curiosità e io anche. E poi l'ho invitata ad un soggiorno a Santa Maddalena e lei è venuta subito, è venuta molte volte. E quindi questa storia mi tocca molto da vicino perché ha rivelato anche a me delle cose che erano assolutamente sconosciute. Quindi sono molto molto felice che questo libro straordinario sia premiato da me e da Grisha, mio marito.